proprio a Facciamo l'impresa con Luca Iovine e Rossella Pisaturo, ma non solo, non è l'unico Iovine di questa puntata, perché non uno, non due, ma sono tre. In realtà ce ne sarebbe anche un quarto che però non è presente perché non fa parte della società di quelli che lavorano. Voi siete quattro fratelli, queste cose non me le dice mai. Povera mamma, solitamente dico. Papà, quattro maschi, avesse un po' fatto donne, niente. Siamo una squadra di calcetti. In realtà ci dovevano essere anche altre persone, altre componenti dello staff, però siamo stati decimati dalle quarantene, quelle lì, come si dice, fiduciarie, e quindi oggi intervengono i maschi. Tra l'altro c'è anche Mastro Pietro, che non porta il nostro cognome perché lui non fa parte della famiglia, almeno da un punto di vista sanguigno. Dovrebbe collegarsi a breve, tra poco, se non ora dopo. Anche lui in quarantena fiduciaria, decimati. Mamma siamo mia. Però è il periodo che riguarda un po' tutti. Chiaramente. Allora, presentiamo Daniele ed Emanuele. Da chi iniziamo? Cominciamo dal più grande, no? Dal più grande, non lo so chi è tra i due. Comunque aspetta che mi dicono che Enrico Mastro Pietro c'è, è qui. Facciamo caramba, passiamo dopo ai fratelli Iovine. Buon pomeriggio, Enrico. Ciao, buonasera, buon pomeriggio. Allora, Enrico è il responsabile dell'ufficio gare della società, è colui che si occupa della consulenza per le gare d'appalto. Enrico, allora, come va questa quarantena? La quarantena è quasi terminata, speriamo bene. Mi sarebbe piaciuto essere lì con voi, però purtroppo, sarà come tanti italiani, sono bloccato in casa. Devi sapere che Enrico è un giovane papà e che ha una bimba piccolina. Com'è andato il Natale con la bambina? È andato bene. Questo è il primo Natale che ha scoperto un po' la magia del Natale, Babbo Natale e tutto ciò che ruota intorno. Ma ti sei travestito tu da Babbo Natale? No, per fortuna non c'ho il fisico, non ho potuto fare. Ma perché travestirsi, Luca? Qui abbiamo bimbi all'ascolto. Guarda, sei tremendo, ti devo richiamare. Ma quante mode ti sei tolto per il regalo? Le lasciamo perdere, abbastanza. Che simpatico. Enrico, vabbè, tutto tranquillo. Come ti trovi a Gruppo Iovine? Facciamo finta che stiamo parlando solo internos. No, mi trovo davvero bene, ma del resto sono più di 10 anni che sono con Luca novellino Daniele, Enrico Mastro Pietro. Sì, no. 10 anni, non è il solo, c'è Francesca, quella che è arrivata per prima, che saranno 14-15 anni, poi c'è Antonella anche 10, insomma abbiamo un lungo corso. Sì. Va bene, Enrico, grazie. Grazie mille per il saluto, ci ha fatto piacere, ovviamente facciamo gli auguri di buone feste e buon Capodanno. Prestissimo, venici a trovare in radio però. Va bene, appena buona serata a tutti. Grazie Enrico Mastro Pietro. È un piacere ovviamente aver conosciuto un altro membro di Gruppo Iovine. Comunque avevi detto che dovevamo partire da Daniele, ma non in quanto più vecchio, solo in quanto simpatia tua. Tra l'altro non è proprio il più vecchio, perché il più vecchio sono io, che no, sono... rispetto a te, tra i due. Il più anziano è Daniele Iovine. Ecco, allora lui di che si occupa? Allora lo dice lui, no? Allora io mi occupo dei rapporti con i fornitori e di sicurezza sul lavoro. Un tema attuale, perché tutta la questione del Covid, delle quarantene, dei contatti, no? A proposito del Covid, io mi sono portato uno schemino, proprio perché siccome andiamo un po' tutti in confusione, per non far andare ancora di più in confusione gli ascoltatori, mi sono fatto un bello schema. Ok, così esponicelo. Cerchiamo di spiegare, più o meno. Innanzitutto pare che convenga essere vaccinati anche a proposito della quarantena. Quello a prescindere, la vaccinazione ci aiuta a essere più liberi, a frequentare anche luoghi chiusi tipo cinema, ristoranti, alberghi, eccetera, eccetera. Ma come funziona se io incontro una persona che ha il Covid? Mettiamo che Rossella avesse incontrato una persona che ha il Covid, in famiglia, una persona che ha il Covid. Come, e io adesso sono in contatto con lei. Tu saresti un contatto indiretto. Se sei vaccinato non hai bisogno di fare quarantena. Ah, ok. Se non fossi vaccinato dovrei fare quarantena. Per i Novax in generale, li chiamiamo così perché gli piace anche essere chiamati così, senza polemiche ovviamente. Per i Novax invece c'è la quarantena di 10 giorni e tampone alla fine dei 10 giorni, o molecolare o antigenico. Però per il vaccinato è molto più semplificata la cosa. Per il contatto diretto invece c'è la quarantena di 7 giorni e il tampone negativo alla fine dei 7 giorni, che può essere il molecolare. Conviene proprio a fare questo vaccino, invitiamo le persone. Facciamo un altro esempio, contatto diretto, quindi prima era il caso di Rossella, che non è lei che ha il Covid, ma una persona che le conosce e che ha frequentato. Se invece il codice l'avesse Emanuele, con il quale noi abbiamo contatto diretto, siamo stati a pranzo. Questo è un contatto diretto, quindi lì c'è l'obbligo della quarantena di 7 giorni, di fare il tampone alla fine dei 7 giorni, con
esito negativo o molecolare o antigene. Però se c'è il vaccino, se c'è il vaccino solo 7 giorni. Se non si ha il vaccino, se no, allora con il vaccino non c'è proprio l'obbligo della guerra. Okay, no, c'è l'obbligo del contatto diretto, del contatto diretto. Sì, scusa, io sono andato, vedi, perciò c'ho lo schermo, ho perso l'altro schermo. Quindi allora, contatto diretto 7 giorni. Okay. Con vaccino contatto diretto senza vaccino 10 giorni. Perfetto, tutto chiaro. Allora accantoniamo per un attimo Daniele, non ce ne voglia, ma sotto i riflettori adesso è il turno di Emanuele Iovine. Più da Bolzano che da Salerno, mi viene da dire. Ultimamente frequenta molto Bolzano, direi anche abbastanza con successo, no? Ultimamente sì, anche vista la stagione fa in questo momento pure. Mi fa anche piacere. Ma tu di cosa ti occupi però? Allora, facciamo un dietro fronte. Sì, no, io in generale mi occupo di sicurezza sul lavoro, ma anche di tutela del trattamento dati, altrimenti di privacy. No? Che tra l'altro è un tema attuale. Un tema molto attuale, specialmente in questo momento di Natale ormai è andato, ma anche in vista dell'Epifania per quanto riguarda gli acquisti online, nei saldi e quant'altro, bisogna stare come attenti. Ad esempio, sì, bisogna stare molto attenti perché, come ad esempio, pure su Amazon, cioè, quando tu fai un acquisto c'è sempre la profilazione, poi in generale sugli smartphone che noi tutti oggi utilizziamo come. Cioè, se tu compri una borsa su Amazon, su un altro sito di e-commerce, poi dopo vedi, ti capiterà, l'avrei notato, insomma, ti capitano borse, scarpe, tutto quello che hai cercato ti torna davanti sotto forma di pubblicità. Come? Lascia perdere, guarda, io ho questo problema di profilazione davvero pazzesco. Ma anche quando si parla in generale, siccome oggi utilizziamo questo strumento che è lo smartphone, comunque quasi un prolungamento del nostro braccio, no? Quando si parla di un qualunque argomento, poi ci ritroviamo puntualmente le pubblicità su Instagram, su Facebook. Ma io per esempio mi è capitato di parlare di vacanza al mare su WhatsApp e poi subito dopo su internet, sui motori di ricerca, su Facebook, insomma, apparire tutte le pubblicità della zona, che ne so, la Grecia, di cui ero interessato, insomma, no? E quindi questo è un tema interessante e importante, quello della privacy, perché siamo tutti quanti sottoposti a questo, sì. Ma sì, poi noi la lasciamo come acqua fresca, perché oramai abbiamo un po' sdoganato, no, questi acquisti, questo internet. Prima, a mio avviso, c'era un po' più di attenzione sui dati, la privacy, cioè. Adesso certo. Invece acqua fresca, poi ci preoccupiamo di insomma del Covid, ma della piattaforma che dà dati, insomma. Adesso mentre si naviga si deve fare attenzione anche ai cookies, c'è sempre quel ban piccolino. Infatti. Nessuno legge mai i termini di contratto, tra virgolette, quando non mi viene in mente la piattaforma del Covid. Ciao, verifica. I Covid Sinfonia. Quello, Sinfonia. Ah, caspita, la sono andata a cercare perché non la trovavo. Sinfonia. C'entra sempre un po' la musica. Sì, Sinfonia. No, però dico, all'inizio no, non ce ne fregava molto. Mo' con sto Sinfonia è uscito il dibattito, la polemica, che no, cioè ci sono i nostri dati, è pericoloso. È pericoloso perché c'è anche la polemica del microchip. Proprio, guarda. Pericoloso. Religione. Da un punto di vista della importanza dei dati, le questioni legate al vaccino sono questioni legate alla salute, quindi sono dati più importanti, più significativi per la legge. Però effettivamente, insomma, come dici tu, forse c'è troppa attenzione su questo e meno attenzione su altro, perché quando poi si fanno degli acquisti i nostri dati viaggiano e soprattutto poi dobbiamo stare attenti anche ai vocali, perché le voci possono essere anche essere alterate e magari qualcuno potrebbe alterare la tua voce e fare un bonifico dal tuo conto corrente. Ad esempio con Siri, Google. Mo vado subito a vedere, mi avete fatto venire l'ansia da ste cose. Dopo controllo subito se è tutto a posto. E comunque, quindi attenta, guarda, quando mandi vocali. Attenti. No, da oggi solo messaggi testuali scritti. Staremo attenti. Allora, grazie ragazzi, anche ovviamente a Daniele.